cartellino giallo, ma l'espulsione potrebbe essere dietro l'angolo. Dopo la vicenda sponsorizzazione si è incrinato il rapporto tra il consiglio di amministrazione dell'Angri Ecoservizi e l'amministrazione Ferraioli ad Angri. Al momento i tre componenti, Arturo Desiderio, Cinzia Spera e Salvatore Troiano, restano in sella, ma il sindaco ai nostri microfoni è stato chiaro. A seguito della questione sorta per effetto dell'avvenuta sponsorizzazione, c'è stata una riunione operativa con il CDA, durante la quale ovviamente ho mostrato tutta l'assoluta contrarietà a questa cosa, e a poco è valso la giustificazione del fatto che siano stati anche in precedenza elargite queste sponsorizzazioni. Naturalmente, sebbene sia stata anche neanche tanto velatamente ipotizzata la dimissione del CDA, naturalmente mi è sembrato, come dire, in questo momento eccessivo. È però un segnale che serve per evitare che in futuro capitino errori e superficialità del genere o scelte del genere. Il fatto che poi intorno a questa questione sia nata una polemica di natura politica rispetto alla conoscenza o meno dell'evento da parte dell'amministrazione, ma ci sono gli atti che dimostrano che sono scelte di natura gestionale fatte dalla CDA, quindi dall'azienda, rispetto alle quali l'amministrazione non era a conoscenza, motivo per il quale c'è stata la questione la discussione sulla riunione. Al momento tutto resta com'è. Per il momento tutto resta com'è, però diciamo il preavviso è ultimativo, per cui non si possono tollerare scelte che vanno in direzioni diverse da quelle che ha deciso l'amministrazione, che peraltro con gli atti ha dimostrato di non poter decidere di dare contributi a chi che sia.